Benvenuti su Basilico Channel. Oggi facciamo tre ricette con le melanzane, davvero buone, ricette tipiche. Partiremo con l'involtino, poi faremo le pizzette e alla fine l'insalata. Buona visione! Per fare gli involtini di melanzana alla siciliana useremo 100 g di prosciutto, 100 g di formaggio Emmental già affettato. Useremo due melanzane o circa 600 g di melanzana. Abbiamo anche dei pomodorini secchi, circa 60 g. E poi andremo a mettere anche una spolverata di parmigiano sopra quando realizzeremo gli involtini. Ma andiamo a tagliare le melanzane e a farle al forno, proprio anche per realizzare una ricetta un po' più leggera. Bene, così le abbiamo lavate, adesso possiamo andare a fare delle fettine. Togliamo la parte di sopra, anche questa qui di sotto, e possiamo creare delle fettine. Ovviamente la prima non la possiamo utilizzare. Le fettine devono essere spesse circa 2 cm. Allora questa ricetta può essere tranquillamente anche fritta la melanzana, ma vogliamo realizzare qualcosa un po' di più leggero. Allora stiamo attenti, se avete una affettatrice potete anche usarla, anzi meglio. E completiamo di fare le fette. Ovviamente quando poi rimane la parte di sopra andiamo anche a fare in questo modo. State attenti a non tagliarvi. E facciamo anche quest'altra. Questo pezzo anche possiamo recuperarlo. Avevo una volta registrato anche questo video, però non sono riuscito poi a finalizzarlo a causa di problemi tecnici. Questa è una ricetta che faccio molte volte, semplice, ottima sia per un antipasto ma anche può essere un contorno. Ed è una ricetta che molte volte in Sicilia fanno i parenti per la grande quantità di melanzane. Va bene, adesso li mettiamo in una teglia. Vedete? Così cerchiamo di sistemarle. Forse è meglio in questo modo. Sono molte le fette. Proviamo a farle entrare tutte. Un po' difficile. Va bene, userò anche un'altra teglia. E adesso intanto in questa mettiamo un bel pizzico di sale, aiuta anche un po' la cottura, e la andiamo a infornare. Il forno è a 200 gradi. Lasceremo in forno per una quindicina di minuti o meno. Bene, così sono cotte, vedete? E sono rimaste abbastanza morbide, ancora andranno in forno
insieme ai condimenti. Se saranno molto cotte, ad esempio come questo a parte, poi non si possono girare per fare dei buoni involtini. Quindi la cottura perfetta è questa, vedete, in base al vostro forno. L'importante è che non siano molto croccanti. Bene, così è tutto pronto. Metteremo qui i vari involtini che facciamo. Prendiamo un piatto. Allora, come base mettiamo un filo di olio e possiamo già realizzare i nostri involtini. Allora, tagliamo il formaggio in metà e anche queste fette di prosciutto. E allora, così possiamo andare a fare il primo. Vedete? Mettiamo un po' di formaggio, anche se esce non fa niente. E non dimentichiamo di mettere al centro il pomodoro secco. Vedete, questo un po' è il trucco. Così andiamo a girare. Vedete? E spingiamo. E possiamo rivolgere qui. Un attimo, avvicino la telecamera così faccio vedere da vicino. Bene, riprendiamo allora un'altra fetta. Andiamo a mettere il prosciutto e il formaggio. Vedete, non vi preoccupate se esce un po'. Mettiamo il pomodoro secco nella parte iniziale, o anche un'oliva eventualmente se non avete pomodoro secco, va benissimo anche. Così chiudiamo ed è perfettamente completato. Andiamo a realizzare tutti gli involtini. Allora, vedete, abbiamo completato tutte le melanzane. Gli involtini sono quasi completi. Adesso sopra potremmo mettere anche del pan grattato, ma noi mettiamo solo del formaggio grana. E per una migliore cottura di questi involtini dobbiamo aggiungere un po' di acqua. Questo è un trucco, perché altrimenti solo il formaggio tenderebbe subito a bruciare. Mezzo bicchiere di acqua. Sempre per rimanere nell'idea della ricetta abbastanza semplice. Altrimenti potremmo aggiungere, ad esempio potevamo fare una base con del burro per evitare appunto che poi risultassero un po' asciutti, ma vedete, a parte la cottura è giusta delle melanzane, quindi sono abbastanza morbide. Adesso le facciamo solo un attimino sciogliere il formaggio e quindi le lasciamo in forno per circa 7-8 minuti a 200 gradi. Vediamo dopo l'ottimo risultato. Le abbiamo già lavate, adesso le facciamo a dischetti per andare a fare le nostre pizze di melanzana. Allora, così, circa 2-3 cm dovrà essere la fettina.
e la riponiamo su questo piatto. Su questo piatto così, e mettiamo un bel pizzico di sale. Facciamo questa procedura in modo che la melanzana rilasci un po' dell'acqua che ha dentro e anche un po' dell'amaro che alcune volte si può trovare anche nelle melanzane. Quindi continuo così fino a che vado a tagliare tutte le nostre melanzane. Bene, così abbiamo tagliato tutte le melanzane. Vedete che incominciano a fare una specie di sudorazione. Questo ci dimostra che sta incominciando a cedere l'acqua in eccesso, che non ci servirà. E adesso le passiamo in padella e dopo cercheremo anche di prendere soltanto le fette più grandi, magari quelle più piccole le eviteremo di metterle nella teglia, e così dopo andranno in forno insieme al pomodoro e la mozzarella. Prima di mettere le melanzane in padella le passiamo in un tovagliolo di carta in modo che rilasciano tutta l'acqua in eccesso. Lo potete fare sia in una piastra ma anche in una buona padella antiaderente come in questo caso. Le abbiamo già salate, quindi non aggiungiamo né sale e niente, le passiamo leggermente in padella e dopo cucineranno in forno. Così vedete le melanzane cucinando. Già in questa cottura va bene quando incomincia a dorarsi da un lato, e le riponiamo direttamente su questa teglia. E continuiamo fino a completare la preparazione. Una volta arrostite le melanzane dovranno andare solo con del pomodoro nel forno. In questo modo per circa 15-20 minuti ancora cucineranno, e successivamente metteremo soltanto la mozzarella. Bene, così abbiamo finito di passare le melanzane in padella, abbiamo fatto due teglie. Adesso le andiamo a condire. Abbiamo 300 ml di passata di pomodoro, abbiamo messo del pepe nero, del basilico, del sale e un filo d'olio. Questa quantità basterà. E così per creare la pizza facciamo la base con il pomodoro. Quindi prima mettiamo il pomodoro, li facciamo cuocere, a metà cottura andremo ad aggiungere anche la mozzarella, altrimenti la mozzarella si scioglie e indurisce, invece in questo modo dopo rimarrà bella morbida.
questa è una ricetta che in Sicilia viene fatta molte volte. Generalmente viene messo anche l'aglio. Se si decide di usare le melanzane a crudo direttamente, si fanno dei tagli e si mettono dei piccoli pezzettini d'aglio. Ma come stiamo facendo noi, in questo modo la cottura in forno sarà più veloce e soprattutto eviteremo che rimarrà molto morbida la melanzana. In questo modo è sicuro che asciugherà gran parte dei liquidi. E col metodo che vi ho fatto vedere prima abbiamo tolto anche quel po' di acqua che può rilasciare dell'amaro nella cottura. Ok. Bene, a questo punto li mettiamo in forno, nella parte bassa del forno, per circa un 7-8 minuti. Così è avvenuta la metà cottura, adesso mettiamo la mozzarella da Rini. Così vedete, le melanzane le abbiamo falcite, perfettamente la cottura è già avvenuta per metà e adesso dovranno ultimare la cottura e quindi le mettiamo nella parte alta del forno. Dopo vedrete il risultato. Così hanno finito la loro cottura, vedete quanto sono belle. Adesso le impiattiamo. Il piatto è pronto, abbiamo messo anche un pizzico di basilico e adesso possiamo anche aggiungere un po' di origano. Se no che pizza è? Bene, così il piatto è ultimato. Buon appetito e provate anche voi questa bellissima. Due melanzane, abbiamo 200 g di pomodorini, una mozzarella da 150 g, due spicchi d'aglio e poi andremo a condire tutto con sale, olio e metteremo anche della menta. Bene, così il primo passaggio, andiamo a tagliare le melanzane. Allora, una volta messe nel piatto, mettiamo un po' di sale. Le lasceremo con un po' di sale così a perdere un po' l'amaro tipico della melanzana. Così, trascorsi 20 minuti, vedete, le melanzane iniziano un po' a sudare, quindi stanno togliendo un po' tutto quello che è l'amaro, vedete, iniziano a sudare. Così, li passiamo in questo pezzo di carta e facciamo tutto. Bene, così trascorsi 20 minuti, vedete, andiamo a passare le melanzane nella carta e li possiamo mettere direttamente in padella per cuocere. Non mettiamo olio, stiamo usando una padella antiaderente, quindi dovremmo cucinarle così e man mano continuiamo la ricetta. Vedete quello che va via? Proprio come vi dicevo, è la parte amara della melanzana. Questo è un trucco che molti sanno. Così aspettiamo
che queste cuociono. Nel frattempo le altre io già le asciugo e li passo in questo tagliere. Così vedete, le giro. Così le prime fettine iniziano a essere pronte, vedete, e li mettiamo in questa teglia. Li facciamo così un po' raffreddare e dopo continueremo per preparare l'insalata. Così metto le altre fette. Bene, così la melanzana l'abbiamo cotta tutta, ancora è calda. Adesso vi faccio vedere come tagliarla. Quindi mettiamo le fette che sono della stessa grandezza, così, e facciamo delle listarelle. Non dobbiamo farle molto piccole e possiamo metterle in questo contenitore. Così, man mano poi le sciogliamo. Continuiamo. Questa insalata fredda è buonissima anche il giorno dopo, anzi insaporisce molto meglio se la lasciate in frigo con l'olio e le spezie che useremo. Una ricetta davvero semplice, ma che vi farà fare un figurone. Poi nel frattempo aspettavo la cottura delle melanzane, ho già tagliato la mozzarella a dadini. Bene, così continuo. E bene, così siamo a buon punto. Adesso aggiungiamo la mozzarella. Possiamo mettere anche il pomodorino, lo tagliamo così solo a metà, anche perché questo è un datterino piccolo. Così, una volta aggiunto il pomodoro, abbiamo l'aglio e la menta. Ecco, la menta si sposa benissimo con la melanzana. In questo caso ne mettiamo soltanto 5-6 foglioline. Quindi se voi comprate delle foglie un po' più grandi, anche 2-3. Quindi la menta servirà a dare una buonissima essenza. È davvero un ottimo incontro di sapori tra la melanzana e questa spezia fresca. E anche l'aglio non può mancare. Lo tagliamo piccolo. Oltre a queste due spezie dovremo mettere il sale, ma in base al procedimento che abbiamo usato dovete per forza assaggiare le melanzane e vedere a che tipo di salatura c'è. In questo modo vi sapete regolare. Nel mio caso io aggiungerò soltanto mezzo cucchiaio. Ok, aggiungo. A questo punto vado a mettere un bel filo d'olio e quindi, come vi dicevo, metto circa mezzo cucchiaio di sale. Vado a mescolare. Vedete?
vedete anche quanto è bella da vedere, grazie al pomodoro, la menta, la mozzarella, quindi tutti ingredienti freschi mediterranei. E potete tranquillamente farla prima. Così è pronta. Buon appetito! Che dire, se non l'avete fatto iscrivetevi, grazie a tutti e alla prossima ricetta!